Oroscopo settimanale, dal 15 al 21 marzo 2021. Ariete. Amore, non sempre le cose con il partner possono andare bene, eppure in questa settimana deciderete di mettere una pietra sopra ad alcuni errori. La cosa varrà anche per i single che hanno intrapreso una nuova conoscenza ancora da poco tempo. Ritroverete così la positività e il vostro umore potrà beneficiare di energie ed ottimismo. Molto bene, soprattutto durante il fine settimana. Lavoro. Vi sentirete abbastanza spensierati. Potrebbe essere il mood giusto per iniziare un nuovo percorso con leggerezza. Le idee e la voglia di fare difficilmente mancheranno in queste giornate. Toro. Amore, questa nuova settimana inizierà abbastanza bene, soprattutto per i single, che potrebbero fare un incontro parecchio importante. Sarete protagonisti delle giornate, tanto da portare fascino e interesse. Pure per le coppie saranno giorni sereni. Difficilmente ci saranno grandi problemi in amore in questo periodo del mese di marzo. Lavoro. Sarete decisamente bravi, saprete come muovervi e potreste pure fare colpo ai piani alti. Tra idee e protagonismo sarà una settimana piacevole e soddisfacente. Molto bene, soprattutto durante i primi giorni. Gemelli. Amore, la settimana inizierà bene, ma terminerà ancora meglio. Potrete godervi la gioia e l'amore di coppia, per poi lasciarvi andare alla passione con il partner durante il sabato e la domenica. Chi non è impegnato sentimentalmente potrà contare sulle stelle per procedere ad una nuova conoscenza, e anche qui non mancheranno emozioni intense. Lavoro. Questi saranno giorni di impegni e compiti da sbrigare. Niente di più e niente di meno dalle altre settimane. Difficilmente ci saranno grosse novità in questo momento, ma potrete contare su un entusiasmo incoraggiante che sicuramente risulterà d'aiuto. Cancro. Amore, saranno giornate veramente complicate per voi, che dovrete destreggiarvi in nuove consapevolezze. Potrebbe essere la settimana dell'onestà, e non significa che certe cose vi faranno piacere. Proprio per questo motivo dovrete stare bene attenti alle vostre reazioni e al modo di porvi con una persona vicina. L'agitazione e il nervosismo potrebbero non aiutare affatto. Lavoro. Anche sul posto di lavoro farete bene a controllare impulsi e affermazioni. Gli errori e le scelte sbagliate potrebbero danneggiare tutto quello che c'è dietro al vostro impiego o alla vostra professione. Meglio contare fino a 100 prima di dire o fare qualcosa di cui poi potreste pentirvi. Leone. Amore, in questa nuova settimana del mese di marzo probabilmente sarete presi dai troppi impegni di lavoro per dedicarvi troppo alla famiglia o ai rapporti. Nonostante ciò, non mancherà determinazione e giusto spirito d'animo per sapere sempre che cosa fare al fianco di una persona di cui siete innamorati o alla quale tenete in maniera particolare. Lavoro. Grande voglia di fare. Nemmeno la stanchezza potrà allontanarvi da progetti professionali, obiettivi e sogni nel cassetto. L'impegno sul lavoro, per voi, sarà il passo fondamentale per arrivare alla soddisfazione personale in questa settimana. Le energie saranno veramente al top e potrete approfittarne senza grandi difficoltà. Vergine. Amore, le stelle in questa settimana non vi sosterranno sempre. Sarà un periodo un po' traballante in cui ad essere giù d'umore saranno soprattutto le persone che si sono lasciate da poco o che hanno ancora in testa un ex. Potreste sentire terribilmente la mancanza di qualcuno, ma anche di una determinata situazione che avete vissuto insieme. Lavoro. Mancheranno le giuste energie per dare davvero il massimo. Non per questo dimenticherete di impegnarvi come si deve al lavoro. Certo è che dovrete aspettare un momento migliore per dare veramente prova di quello che potete seriamente fare. Bilancia. Amore, in amore la settimana proseguirà in maniera abbastanza tranquilla e serena, almeno fino all'inizio del weekend.
Durante il sabato e la domenica, le stelle non vi assicureranno grandi favoritismi per i sentimenti. Anzi, potrebbe arrivare nervosismo e tensione a non facilitare i rapporti con la complicità dell'opposizione del Sole. Lavoro. Decisamente meglio dal punto di vista professionale, dove potrebbero esserci importanti novità. Non mancheranno le giuste opportunità e potreste conoscere qualcuno che vi avvicinerà ad un nuovo percorso lavorativo. E forse è proprio quello che volevate già da tanto tempo. Scorpione. Amore, occhio al nervosismo che condirà parecchi giorni di questa settimana. Se il vostro rapporto d'amore già attraversa un momento di crisi, dovrete stare attenti a non portare altre tensioni nella relazione. I single non saranno certo immuni da questo stato d'animo, per niente carino. I giorni migliori saranno il sabato e la domenica. Lavoro. Pure con i colleghi e i capi varrà la stessa identica cosa. Ci sarà un certo nervosismo nell'aria e dovrete essere bravi a gestire questo atteggiamento prima di commettere errori che ovviamente non vi gioveranno. Sagittario. Amore, saranno giorni poco entusiasmanti per i sentimenti, per il semplice fatto che non sono previsti cambiamenti e passi avanti. Sia per le coppie che per chi ha ancora il cuore libero da impegni, sarà una settimana da sfruttare, soprattutto su altri fronti. E probabilmente è proprio per questo che qualcuno potrebbe mettere per un attimo da parte le emozioni. Lavoro. Questa settimana andrà particolarmente bene sul posto di lavoro. Avrete voglia di impegnarvi e di dare davvero il massimo con compiti ed impegni professionali. Occhio però a come vi muoverete, a non correre troppo con certi progetti o in determinate vicende. Capricorno. Amore, i primi giorni di questa nuova settimana di marzo saranno tranquilli e sereni per i single e per le coppie. Poi le cose potrebbero iniziare a cambiare e addirittura a complicarsi. Durante il weekend potrebbero nascere un po' di disagi. Con il partner, infatti, potrebbero esserci incomprensioni e fraintendimenti che potrebbero creare facilmente discussioni. Lavoro. Qualche piccolo problemino non mancherà, ma voi riuscirete ad orientarvi e ad affrontare ogni cosa nel migliore dei modi. Le energie di questa settimana vi aiuteranno nel compito. Acquario. Amore, potrebbe essere arrivato il momento giusto di fare chiarezza, anche perché prima o poi tutto torna. Essere sinceri con voi stessi e poi con le persone che avete al vostro fianco vi renderà più leggeri e tranquilli. E in fondo, questa settimana non sarà nemmeno così pesante. Dovrete semplicemente provare a godervela un po' di più. Lavoro. Se avete un problema o un dubbio, sarà importante parlarne. Solo così potrete trovare una soluzione, capirne di più, ma soprattutto sentirvi a posto con voi stessi. Per queste giornate, difficilmente ci saranno grandi novità per nuovi percorsi o progetti molto importanti. Pesci. Amore, occhio a come vi muoverete e al tipo di atteggiamento che sceglierete di adottare in questi giorni. L'umore non sarà dei migliori e le stelle non vi aiuteranno troppo. Per questo motivo, con il partner o con una persona appena conosciuta, il feeling potrebbe smorzarsi proprio a causa del vostro mood. Dovrete cercare di gestire meglio ogni piccola cosa. Lavoro. Ogni progetto va ragionato, ogni idea va studiata. Non sarà sicuramente il caso di correre troppo, senza ponderare nulla, altrimenti potrebbe risultare tutto un terribile flop. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.